Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per darvi dei consigli su come non prendere neanche un chilo durante le feste. È un argomento che mi chiedete in tantissime e un po' lo sappiamo che durante le feste si tende sempre a mangiare di più e ad ingrassare. È molto facile prendere dei chili durante le feste ed è molto difficile dopo perderli. Addirittura ieri ho sentito per radio una cosa che mi ha sconvolto, cioè che praticamente prendendo in media, si è fatto il calcolo, 4 kg a persona, occorrono poi dopo 5 mesi per smaltirli. Oh mio Dio, cioè allucinante. E soprattutto poi in questo periodo magari neanche è brutto ingrassare se poi vogliamo indossare un bell'abito a Capodanno, eccetera. Quindi adesso vi voglio consigliare, sapete come è nella mia filosofia, ovvero quella di avere un rapporto sano col cibo, concedersi tutto, però senza ingrassare. Ovviamente non c'è bisogno di stare sempre a regime, vi dirò quali sono i miei trucchetti per mangiare, per comunque godersi le feste, però senza ingrassare. Quindi, cosa importante, non vi limitate di un pranzo oppure di stare assieme alle persone chiamate per paura comunque di mangiare. Cercate piuttosto di agire sui giorni in cui non ci sono i pranzi, le cene, eccetera. Io ad esempio il primo consiglio che vi do è quello di concentrare il vostro pranzo di Natale, cena di Natale, solo nei giorni effettivamente di festa e di mangiare come siete soliti mangiare, cioè in modo normale, sano, leggero, negli altri giorni. Quindi ovviamente non iniziate già da adesso a mangiare panettoni, cibi comunque pesanti, e anche dopo. Concedetevi solo quando sapete che avete quell'occasione, quella cena, quel pranzo di Natale in compagnia, e poi per il resto non vi lasciate andare, ma mantenete la vostra alimentazione sana. Quello che sto facendo proprio ora, sto bevendo la mitica tisana Sherry Slim di Fittivia, che io amo, vi giuro, appena l'aprite sentite un profumo di ciliegia che è bellissimo, mi piace un sacco, poi tutta rossa natalizia, anche la battola è molto bella e vi giuro che ha un gusto buonissimo ed è un piccolo gesto che vi aiuta tantissimo a drenare i liquidi in eccesso, ad accelerare il metabolismo. Sapete che queste tisane servono molto per eliminare anche la cellulite e la retenzione, quindi qualora voi mangiate troppo o comunque mangiate male, le tisane drenano un sacco, quindi io le prendo sempre, non solo quando mangio male, ma sempre, ogni giorno, fanno parte della mia routine, 2 tazze al giorno, e abbino sempre Slim Cups e le prendo ogni giorno anche queste qua. Tra l'altro sono uscite da poco le Slim Cups Night, ve le straconsiglio perché aiutano tantissimo a bruciare la notte, quindi quando dormiamo aiutano tantissimo ad accelerare il metabolismo di notte e a bruciare i grassi, e quelle appunto di giorno se ne prende una prima di ogni pasto, e queste qua si prendono invece un quarto d'ora prima di andare a dormire. L'accoppiata di queste cups aiuta tantissimo, sono a base di ingredienti naturali e aiutano tanto appunto a bruciare i grassi, a velocizzare il metabolismo, sono ottime, sono a base di Garcinia cambogia e tante erbe naturali che appunto aiutano a stare in forma in modo naturale e avere un metabolismo molto attivo, quindi io ve le straconsiglio. E un'altra che vi straconsiglio sono queste qua, le Cheat Day Cups, che invece prendo prima appunto proprio del pasto di Natale, la cena di Natale, prima del veglione. Queste qua proprio quando sapete che dovete sgarrare, si prendono un quarto d'ora prima di mangiare e limitano l'assorbimento dei grassi. Questi prodotti io ve li consiglio perché veramente ho provato su di me, su tante altre persone, che funzionano davvero. E tra l'altro adesso c'è una fantastica promozione, siete ancora in tempo per approfittare, perché ci sono 3 regali se fate un ordine sul sito Fittivia con il mio codice Carlita Scelta. Cioè se inserite questo codice avete la possibilità di scegliere voi 3 regali su 7. Quindi è un bel regalo, un valore molto alto, no? Perché sono 3 regali, quindi è molto molto conveniente, quindi approfittate. Altri consigli mi sento di dirvi anche di tenere attivo il metabolismo praticando sport, ma non solo, non è necessario andare in palestra, ma basta anche fare un po' di camminata. Evitate tutto ciò che possa farvi fare una vita sedentaria, fate quanto più dispendio calorico, cioè evitate l'ascensore, cercate di andare a piedi, di magari andare al lavoro a piedi la mattina, tantissimo aiutano la camminata, e soprattutto ad esempio la mattina, una mezz'ora di passeggiata la mattina o anche la sera se non uscite la mattina, aiutano tanto a mantenere attivo il metabolismo.
E ovviamente che io amo andare in palestra, però mi rendo conto che ci sono tante persone che magari non hanno il tempo, la voglia o la possibilità. Non vi preoccupate, perché anche fare degli esercizi in casa o comunque avere uno stile di vita attivo, quello vi aiuta. Non perdete le vostre abitudini in questo periodo dell'anno, quella è la cosa importante. Quindi se siete abituati a praticare sport, a praticare a camminate, a mangiare bene, continuate a farlo. Un altro consiglio che vi voglio dare riguarda dall'alimentazione: come spuntini fate spuntini sani. Io ad esempio mi sto trovando benissimo con questo qua, che è lo yogurt Fage 2%, poiché quello zero lo trovo troppo acidulo, e magari ditemi anche voi se è così. Io prendo questo qua, che alla fine c'ha solo 2% di grassi, non è tanto, ed è molto più buono il sapore. E anche questo vi voglio consigliare, questo qua è sui fiocchi di latte biologici, ragazzi, sono buonissimi. Io li mangio così, io ci metto un po' di sale e pepe col cucchiaio, sono troppo buoni. Metto sale, pepe e limone, mi piacciono un sacco. Quindi ad esempio di pomeriggio, se ho fame, mangio lo yogurt, oppure mangio questi, oppure magari anche un po' di cioccolato fondente, che vi placa un po' la voglia di dolce, però in modo sano, anche perché il cioccolato fondente contiene polifenoli e contiene tanti ingredienti che non solo vi danno buon umore, ma fanno anche bene all'organismo. Benissimo ragazzi, cioccolato fondente 85% di cacao, cerco di prendere una concentrazione sempre alta di cacao, mi raccomando, di modo che ha meno zuccheri e più cacao, ed è molto più sano ragazze, è buonissimo il cioccolato fondente. Io ne mangio un quadratino ogni giorno perché lo adoro, sempre meglio di qualcosa di merendine, biscotti, o lievito completamente. Un'altra cosa che vi voglio consigliare sono questi qua. Allora, questi qua sono dei cereali che ho scoperto al supermercato. Avevo voglia di prendermi i cereali, ma erano tutti pieni di schifezze, quindi che ho fatto? Ho provato questi, che sono anche bio e sono fatti esclusivamente da mais e hanno scaglie di cioccolato. Bene ragazzi, ve li straconsiglio per quelle mattine in cui magari, sapete, io mangio sempre le fette biscottate a colazione, oppure mi faccio il porridge con l'avena. Quei giorni in cui voglio fare una colazione un po' più particolare, ecco, per non buttarmi subito sul panettone, mangio questi qua e sono molto buoni. Ragazzi, per colazione io bevo sempre il latte di soia, appunto, mi piace tantissimo fare colazione con i cereali, appunto, del latte di soia. Come vedete, cerco di coccolarmi, di premiarmi in modo sano, no? Mangiando cose sane, sì, però comunque sono cose che ormai mi sono abituata e mi piacciono un sacco. Quindi per me è bello mangiare queste cose e mi piace un sacco. Quindi cercate anche voi di coccolarvi, di premiarvi, però con cose sane, non con merendine, con schifezze eccetera. Mi sento di consigliarvi che davvero vi cambierà la vita. Se volete perdere qualche chilo, o comunque non prendere neanche un chilo davvero durante le feste, eliminate lo zucchero e sostituitelo con la truvia. Io da quando utilizzo questa mi sono abituata completamente. Truvia, questa qua, è diversa dalla stevia. La stevia ha un sapore, un retrogusto di liquirizia che io a volte non tollero, e invece questa, che trovate in tutti i supermercati, vi cambierà la vita. Cioè, come se fosse zucchero, se ne mette, lo mettete nel caffè, lo mettete nel pancake, dove volete, e è a zero calorie, quindi è ottima. E a volte voi non immaginate, ma anche quando andate al bar e prendete un caffè con un cucchiaino di zucchero, magari se voi ne prendeste uno non farebbe nulla, ma poiché è difficile che si prenda solo un caffè, poi magari oltre a 3-4 caffè al giorno ci aggiungiamo magari qualche biscottino, tutte queste piccole cose messe insieme fanno la differenza e vi fanno ingrassare. Non è solo la buffata, insomma, del pranzo domenicale o del pranzo di Natale. Lo straconsigliare è che davvero su di me ha portato un sacco di risultati, soprattutto per avere la pancia piatta, per drenare, è il succo d'aloe vera. Io il succo d'aloe vera lo prendo ogni mattina, un misurino. Questo qua lo trovate sul mio shop online, ragazze, è buonissimo ed è il migliore, ha un buonissimo sapore, è biologico ed è completamente naturale. Da quando lo prendo veramente lo amo, è entrato nella mia routine. Ogni mattina un misurino prima di far colazione, aiuta tantissimo a drenare e aiuta tantissimo a sgonfiare la pancia, quindi è favoloso, e migliora anche la pelle, quindi se avete brufoletti eccetera, comunque ottimo, è molto purificante. Potete prendere questo qua, che è fatto da succo e polpa, è buonissimo ed è biologico. Se venite su kalitashop.com trovate la sezione integratori e lì trovate appunto tutti i succhi d'aloe vera che vi consiglio, perché sono i migliori. E questo qua, il mirtillo, è anche molto buono, essendo che al mirtillo ha una funzione
anche sulle gambe gonfie, sulle vene varicose, capillari, problemi di circolazione, quindi anche ottimo. E comunque vi metto nel box informazioni sotto il link a tutti i prodotti che vi sto mostrando, quindi per acquistarli in modo più semplice, e spesso anche creme e prodotti cosmetici per eliminare il grasso, no? Per dimagrire proprio. Allora ragazze, creme e prodotti miracolosi, cioè che lo metti e ti toglie la pancia e ti elimina il grasso, ovviamente voi lo sapete, non esistono, esiste che funziona tutto insieme, quindi tutte queste cose che vi sto dicendo, avere uno stile di vita sano, questo funziona. Però se vi posso consigliare una crema che davvero funziona, perché davvero brucia il grasso e vi aiuta un sacco a eliminare i cuscinetti, il grasso localizzato, è questa qua. Già quando la mettete vi accorgete che appunto sentite un calore che vi sta comunque agendo, è a base di ipocastano, ingredienti che comunque vanno ad agire proprio per il grasso localizzato, quindi cellulite e grasso, gambe, glutei e addome. Questa è la crema termoattiva 90-60-90 che trovate su caletashop.com. È una crema che io vi straconsiglio, mettetela appunto sulle gambe, sulle cosce, sul gluteo e sull'addome, è davvero efficace appunto per eliminare il grasso, aiutarvi a snellire. Però ovviamente ve l'ho detto, funziona tutto. Io vi consiglio di adottare appunto questo stile di vita sano, di alimentazione sana, di utilizzare tutti i prodotti Fit Via super drenanti, che veramente quelli vi cambiano la vita, di continuare a mangiare sano per l'80% dei vostri pasti, di fare un pochino di attività fisica o perlomeno di mantenervi attivi durante la giornata, e appunto anche di utilizzare questi prodotti che comunque, come l'aloe vera, come la crema che vi ho detto, che comunque vi aiutano un sacco. Quindi questo è tutto ragazze, io spero che questi consigli vi siano serviti. Vi voglio dire un altro consiglio infine: quanto più possibile serene e non sentirvi in colpa se magari sgarrate o comunque mangiate qualcosa che durante l'anno non siete abituati a mangiare. Ovviamente capite che soltanto un breve periodo dell'anno, ovviamente vi ho detto cercate di mangiare male o comunque molto solo in quei determinati giorni, ad esempio 24 e 25, poi magari i giorni dopo cercate di tornare subito alla vostra routine. In questo modo vedrete che non prenderete eccessivamente peso e cercate di stare tranquille, perché davvero se voi avete uno stile di vita sano e state in forma e comunque fate già queste cose, non sarà quella cena di Natale a farvi ingrassare. Quindi vivete serenamente il periodo di Natale e delle feste, cosa importante, e godetevelo con le vostre persone care. Quindi ragazzi, prima di salutarvi io vi dico che i gioielli che indosso sono i miei, ovviamente vi metto anche di questi link nel box informazione. Ho abbinato gli orecchini corno cuore, che vi stanno piacendo un sacco, alla collana medagline, quindi invece di mettere la collana a corno ho messo questa medaglia, mi piace anche variare, e il bracciale appunto con il cornino, quindi tutto abbinato. E il rossetto che indosso è quello nuovo della collezione di Nabla, comunque vi scrivo tutto nel box informazione sotto, anche l'eyeliner e lo stesso, perché so che me lo chiedete sempre, fate sempre un sacco di domande sul trucco, su quello che indosso eccetera. Invece il maglione, perché so che anche quello vi chiedete, è un vecchio maglione di H&M pagato pochissimo, tipo su 10 euro, però non l'ho comprato quest'anno ma negli anni addietro. Comunque sicuramente troverete, perché H&M c'ha tanti maglioncini molto economici, quindi sicuramente troverete qualcosa di simile. Io vi mando un bacio grande, vedete questa tinta non si toglie. Vi auguro buon Natale, buone feste, e mi raccomando lasciate un pollice in su al video e tanti commentini che fanno bene al cuore. Ciao family!